Pronto? Pronto? Signora, sì? Buongiorno, che è la moglie di Maurizio? Sì? Senta, allora sono in nacchero, allora noi per l'ultimo dell'anno si viene, come d'accordo Maurizio, si viene lì a fare il veglione. Ma scusa, con chi stai parlando? Con la moglie di Maurizio, allora, ho capito, è la moglie di Maurizio. Ma Maurizio chi? Maurizio, il picchero, io sono in nacchero, sì, nel nostro circolo ci si chiama così. Ma te sarai il bischero. No, il bischero, ho detto il picchero, picchero. Allora, come... Allora, senti, vabbè il bischero, come ti permetti di darmi il bischero? Allora, senti, siamo rimasti d'accordo che noi, nacchere il quartiere, si veniva a fare il veglione l'ultimo dell'anno a casa vostra. Sì, a fare il bischero a casa mia. No, Maurizio ha detto che si sposta otti mobili, si lascia solamente i letti perché c'è delle fighettine niente male, quelle che io e Maurizio si ha sempre a trombare, praticamente, e si fa l'ultimo dell'anno dopo. Giorgia, te c'hai impegni per l'ultimo dell'anno? Ascolta, ma chi porti quella troia della tua moglie? Ah, sì, la porta anche lei, porta sì? Anche lei. Infatti si fa lo scambio, cioè lui... Oh, ma bravo, ma, guarda. Male, no, ma lui mi dà la sua moglie perché le fa un po' hahare, cioè te. Cioè praticamente mi dà la sua amante, lui mi dà l'amante e non la moglie, si fa lo scambio, capito? Va bene. Se te devi fare solo a mangiare, da sì. Mangiare e basta, sta in cucina te. Oh, ci vuoi andare a troncartelo nel culo? Ma come si permetti? Te, poi devi pulire anche i cessi, va bene? Oh, vischero strullo, va al allora, culo. Ma come si permetti? Simpatia. Ma no, la richiamo, dai, no, è troppo brava. È bravissima questa qua, sì. Lei sta a cucina e a pulire i cessi, no? E noi a trombare. No, dovrebbe essere una bella prospettiva, no? Vediamo se risponde adesso. Sì? Sì, pronto? Signora? Ascolta, hai finito di fare l'imbecille perché guarda, io ho il telefono sotto controllo. Ah! Mi fa impazzire questa cosa, mi fa impazzire! Oh, poverino! Sono la no, sono una donna, sono amante di Maurizio. Sì, sei un imbecille. Di Maurizio. Ascolta, se ritelefoni un'altra volta sai chi trovarci in casa, attento. Chi c'è in cretino. Casa? Cretino. Chi c'è in casa? Che attento, chi c'è il cane? Vabbè, d'accordo, proviamo subito. Che mi ha messo curiosità. Chi troviamo in casa? Lei che ha il telefono sotto controllo. No, beh, prima della fine dell'anno ci voleva un telefono sotto controllo. Mi mancava tanto. Ci voleva. Questa frase classica, meravigliosa, splendida. È una frase luminosa. Ecco, vediamo chi ci trovo ora. No, perché dice, dentro ci trovi qualcuno che sai chi trovarci. Vediamo. Se... Pronto? Allora, chi ci trovo? No, io sono curioso, chi ci trovo? Io ho ritelefonato, chi ci trovo? Scusi, chi è? Pronto? Chi è? Signora, io sono una persona, sono amico di Maurizio, va bene? Lei mi ha detto poco prima, io scherzavo perché siamo verso l'ultimo dell'anno, si fanno degli scherzi, anche non c'è niente di male, lei mi ha detto tutte le peggiori parole del mondo, va bene, lasciamo perdere, d'accordo? Però io sono curioso di sapere, lei ha detto, sai chi ci trovi se ritelefoni, chi ci trovo? Scusi, ma lei chi è? Mi può dire il suo nome? Il mio nome? Sì. Scusi, lei è quella persona con cui ho parlato prima? No. Lei è la figlia? No. Lei è la moglie? No, la madre? No. La sorella? Io non sono nessuno, mi dica allora, chi è lei. Se lei non è nessuno io non le dico niente. Se lei non è nessuno io che parlo da solo. Abbia pazienza, ma sono scemo, sono scemo. Può no, darsi. No, può darsi, lei lo dice a Maurizio o a qualcun altro. No. A me può darsi, non me lo dice. Ha capito che a me può darsi, non me lo dice. No? No, a me può darsi. Pensa davvero? Non me lo dice, può darsi. Ma lei lo sa che cos'è? Un bello stronzo? No, io sono al massimo un po' darsi. No, lei è al massimo un po' stronzo, non darsi. Con cazzi, che cazzi? Capito? Può darsi. Ma vaffanculo, dai. Vai, tra. Ecco, questa era proprio la simpatica. Quindi io direi di andare nuovamente a chiamare questa persona, perché quando si trovano persone così simpatiche, così ben disposte, no? Ben disposte nel senso così, è proprio... bisogna battere il chiodo finché gli è caldo, gli è, no? Quello non mi ha detto se io ritelefonavo che trovavo, forse questa qui che era un'altra, non si sa bene chi, nessuno.
Pronto? Pronto, signora Nessuno? Signora Nessuno? No, veramente qui è Casa Schegge. Sì, ma Nessuno? Sì, cioè, ma Nessuno qui. Scusi, abbia pazienza. Lei è la persona con cui ho parlato prima? No, io sono la figlia. Ah, è la figlia? Sì. Ciao, come stai? Io male. Perché? Perché se non la smette di telefonare, la finì male per lei. Per me? Sì, la smetta perché non è possibile. No, ascolta, scusa, ma io proprio con te che volevo parlare, sai? No, Sì, digli che c'è il telefono sotto controllo, sta dicendo quella dietro. Sì, perché è vero. Sì? E dov'è? Dov'è sotto controllo? Sotto qualche mobile? Sotto cosa? Sì. Cioè, c'avete un grosso controllo e sotto c'è il telefono. Ma mi può dire chi è? Senta, senti, scusa, tu sei la figlia. È per questo che io non volevo parlare con quelle altre befane lì, volevo parlare con te. Befana lo dico a qualcun altro, veramente. No, veramente, scusa, abbi pazienza, mi piaci da morire. Ma chi? Te. Ma mi conosci? Certo che ti conosco, io ma scherzavo. Ma come sono fatta? Eh? Ma come sono fatta? Dimmi come sono fatta. Come sei fatta? Dunque c'hai la testa, due braccia, due gambe, c'hai gli organi interni, anche delle poppine, non tanto grandi, e un culettino. Che colore sono i capelli? Sentiamo. Cosa vuoi essere i capelli? Castana, no? Mi dispiace. Perché come sei, rossa? No, no. Come sei? Sono pelata io. Pelata? Sì. Ecco perché mi piace così tanto. Sì. Sì, sì. Senta, via. Senti, mettiamo perché tanto. No, ascolta a me. Ma lei non dice chi è, però, Te lo posso anche dire, ma tanto tu non mi conosci. Io ti ho telefonato perché avrei una mezza intenzione di passare l'ultimo dell'anno con te, facendo l'amore. Guarda, no? Sì. Ma lei è matto, ma si poveri. Ma tu sai dove andare l'ultimo dell'anno? Io certo. E dove vai? Sì, vengo a dire, sì, vengo a dire. Ah, ma c'è scusa, un... ma non farti te che telefona. Non farti suggerire le cose da quelle persone lì dietro. Dai, ma no, le cose, ma mia mamma, lei me le vuole dire. Ma c'è sta la mamma. Tu sei una ragazza, deve godersi la vita. Non ce l'hai un ragazzo, te? Io ce l'ho, sì. Ma sì, più d'uno? No, a me ne basta uno. Ne basta uno? Vabbè, ma io lo conosco il tuo ragazzo. E chi è? È un naccherino, poverino, fa appena. Cioè, l'ho visto anche pisciare, ce l'ha così piccino. Senti, io posso darti maggiori soddisfazioni. Io si posso far godere a mezzanotte. Ma da qualche manicomio. Ma che manicomio? Il mostro di Perugia, Mo sì, sono chiatti. Ma dai, mostro di Perugia. Ma a me piacciono le donne, mica i bambini. Sotto controllo, smetti di fare. Ecco, c'è il telefono sotto controllo, la signora. Ascoltami, smetti di telefonare perché poi. Ma no, ascoltami, guarda, ti posso assicurare che ti faccio provare le cose che lui non ti ha mai fatto provare. Mamma. Oh, Bellino! Oh. Ma che me la tronca nel culo? Te e qualche altro? Sì, tu insieme te posso fare, se vuoi. Bellino! Carina, simpatica. Vi ricordate all'inizio ho detto forse la richiamo? La richiamo? La richiamo? Sì. Questo è il numero? Sì. Ecco. Quella all'inizio, insomma, sì. Facevo in acchero. Chiamiamo lei. E poi ho fatto gioia, sì. Pronto? Sì. Sì, buongiorno. Sì. Senta, allora, come sono stato informato dal nacchero, anch'io sono Ascolta, Tito. Ascolta, vada a troncarselo nel culo, lei e il nacchero, va bene? Ma no, il nacchero è un bravo ragazzo. No, il nacchero mi ha già rotto i coglioni a me. Ma io capito? Sono Tito Traves. Sì, va bene. Aspetta, ti passo il nacchero, aspetta. Madonna ragazzi, questo è un uomo. Ora lo chiamo come Nacchero. Lo chiamo subito, Il Nacchero gli ha rotto gli occhioni. Senti, è già diventato famoso in questa famiglia, il Nacchero, Non ci ha nemmeno parlato lui. Figurate un po'. Pronto? Pici pici bau bau. Allora, rispondete. Io non ho rotto i coglioni a nessuno, mai. Chiaro? Ora li ha rotti però. A chi? A noi. Passami quel signore lì che ha risposto prima il mio amico Tito. Passamelo. Non ti preoccupare. Passamelo, mi ha detto che il Nacchero ci ha già rotto coglioni. Sì, infatti. Allora me lo passi e io ci parlo. E si parla dei coglioni. Ce l'ha rotti parecchio, lo sai? Va bene, allora passami il stomo. Pronto? Pronto? Io ti avrei rotto coglioni? Ah, io sono il Nacchero. Io ti avrei rotto coglioni se non ci ho nemmeno parlato con te prima. Allora. Perché no, ma sta zitta te, Befana! Fammi parlare con lui! Ascoltami! Fammi parlare con lui! Io sono il telefono sotto controllo! Allora! Tutti! Sotto controllo. Tutti ce l'hanno! Davvero.
vero, coglioni. Non sei un'eccezione. Non mi annoia, proprio per niente. Non sei un'eccezione, ce l'hanno tutti, tutti sotto controllo. Capito, il marito ce l'ho, capito, testa di cazzo? Allora, come ti permetti di dire queste paroline se c'è il telefono sotto controllo? È una miseria, dimmi chi sei e poi ti dico questo io. Io voglio parlare con questo signore ospite. Sono io questo signore. E allora parla, sta zitta e la donna lì, voglio parlare. Ascolta, con te. Ascolta, mia mamma non lo offendi perché... Occhio, non ho offeso nessuno, io non ho offeso nessuno, se mi ho offeso la Befana, povera donna. Allora, stai zitta, mamma, allora... Voglio parlare con il maschio, perché io fra uomini mi trovo meglio. Allora, pronto? Pronto? Allora, io a chi ho rotto gli occhi? No, parla te, parla. No, parla te. Oh, parli te. Uno, due, tre, plin! Parla! Dai, diglielo, Federico, ti devi dire. Che devo dire? Sì. Una persona sì, che devo dire? Federico? Sì. Ah, oh, che sono un ragazzo così serio? Sono serio, sì. Come serio? Voglio dire, tu ridi mai? No. Tu ti diverti mai? No. Tu trombi mai? No. Seghe? Sì. Bravo. Segaiolo. Allora. Ascoltami. No, zitto te! Allora parla solo il 6 gennaio. Ma guarda, io non so la sega. Allora. Pronto? Pronto? Sì. Allora, pronto, buongiorno signora. È la moglie di Guido? Chi è? È la moglie di Guido? Pronto? C'è Guido o no? Ma lei è la moglie? No. Lei è la mamma? No, sono la nuora. Ah, è la nuora? Eh? Senta, che c'è la signora, la moglie di Guido? Chi la vuole? Il nacchero. Un attimo. Grazie, molto gentile. Nera, vogliono lei. Ma, sì, non è ancora in lei, senti. Pronto? Pronto? Pronto. Buongiorno, e parlo la moglie di Guido? Pronto? Pronto! Che parlo la moglie di Guido? Sì. Allora, senta, allora io sono il nacchero. Chi è lei? Il nacchero. Allora, Guido ha perso al gioco diversi soldi e io, siccome, insomma, sono quello... Guardi, mio marito al gioco non ha perso niente, perché 11 anni è morto. Ah, allora non è quel Guido che cerco io, signora. Pronto? Sì. Oh, Guido! No. No, chi sei te? Io sono figliolo. Guido è morto. Allora, sei figliolo? Sì. Allora devi pagare debiti tuo padre. Sì. Sì. Allora, senti, io sono il nacchero. Sì. 15 anni fa. Sì. 15 anni fa si giocava a poker. Io e Guido e altre due persone. Sì. Allora successe, lui perse dei soldi. Sì. Certamente poi rivalutandogli con la svalutazione e gli interessi passivi, attivi e rincolinanti, praticamente sono diventati diversi milioni. Ora, siccome tu sei figliolo, io passo da Atene e vengo a riscuotere. Quanti sono? E sono di te che li reggi 32. Ma io ne reggo anche di più. Beh, a Sosene, a me bastano 32. Ecco, allora ogni volta ti rimedi anche una scarica di botte. La scarica di che? Di botte. Oh, di botte, oh, di botte non sei ragionato, di botte. Ho vinto solo a Trini. I botte o i CCT è stata un'altra cosa e avrei giocato in un altro modo, un'altra volta. Senti un po', senti, Passerotto. Naccherino, Passerotto, tu sarà te, capito? Sì, Passerotto, non andare via. Sì, vai a come cacare, diceva Baglioni. A cacare tu ci andai a Tene. Allora, stifio. Pronto? Sì. Io sono il nacchero e ti dico, allora, quando si sarda questo debito? Ecco, allora te vieni qua giù e poi dopo si carica sto debito. Si carica? Sì. Si carica? Si carica, non ti preoccupare. Ma lei, se si carica, vieni a me va sempre bene. Si carica. A me sì, quando si carica, mi va sempre bene. Ma vai in culo, testa di cazzo. Allora, si comincia bene l'anno. Si comincia bene l'anno, no? Effettivamente. Madonna. Cioè, non abbiamo perso tempo. Sinceramente, non abbiamo perso tempo. Abbiamo subito beccato qualcuno che ha detto le parole magiche, no? E quindi, Guido era morto, figuriamoci. Quindi, in pratica, lasciamo stare la situazione. Abbiamo sfruttato così il primo morto dell'anno. Pronto? Pronto, signora? Sì, chi parla? No, buongiorno, sono il nacchero. Pronto, non capisco. Ah, dai, ci sia. Pronto, signora? Sì, mi dica. Mi sente adesso? Mi dica chi è. Allora, sono il nacchero. Lei è la moglie di Mario? Sì, chi parla?
Tre ore gli ho detto, signora, sono in Nacchero. Il Nacchero io non lo conosco. Ma mi conosci suo marito, signora? Il mio marito lo conosce? Evidentemente sì, perché se la mi conosce, ma se io telefono vuol dire mi conosce. Senta, signora, mi che dica. Il suo marito non dov'è? Mio marito è qui. Ah, è lì? Sì. Allora, però prima dobbiamo parlare con lei, signora. E allora mi dica. Signore, il suo marito l'ha giocato a gioco. L'ha giocato a gioco, senti bella questa. Ma questo è un discorso che torna poco. La sorna di morto, l'ha giocato a gioco. Questa è buona, Cioè... il gioco, mio marito non gioca. Come? Una giocata ai Joe, se si gioca, si gioca ai Joe. Senta signora, l'ha perso diversi attrini, prima cosa. E quando l'aveva finiti tutti, l'ha persa anche la moglie. Cioè, praticamente l'ha giocato la sua Senta, moglie. Senta, lo sa lei cosa deve andare? Cosa deve andare? Deve andare a prenderselo nel culo. Si dice non in Toscana. Ma io sono toscana anche. Allora lo deve anche sapere. Sì, lo so, ma lo so mandare un culo. Allora ci vada, che mi te lo mando io. Guardi, signora, il suo marito l'ha perso la moglie. Ho bisogno di una notte d'amore con lei. Vengo a... Diamine, a sicuramente. Arrivederci e vado a pigliarselo nel culo un'altra volta. La ringrazio per il lei, signora. Vada a pigliarselo nel culo. Io credo che Mario invece vada richiamato, nel senso che se la moglie è così arzilla e carina nei miei confronti, chissà il marito, vediamo. Mi fanno impazzire quelli e continuano a darmi del lei mandandomi a fare in culo. Mi fanno impazzire. Pronto? Pronto signora? Senta, non mi rompa meno coglioni. Ah, che signora? Ha capito? Che signora fine? Guardi che io lo faccio denunciare, eh? Ma da chi? Ma chi è? Oh, ma subito. Ma subito? Subito. Ma vattene a pilare nel culo, vai. Oh, donna e giornale oggi. Mario. Come stronzo? Mario! Madonna, mi si comincia l'anno veramente stupido, proprio il campionario classico, no? Stupido. Ma non hanno mai guardato, ho letto questa parola, se si la dica, stupido, stupido. Stronzo. Vabbè, Mario, lo riamo, no, dai lo riamo, è troppo forte. Sono forti tutti e due, veramente forti, forti. Beh, lo faccio denunciare, ma da chi? O mi denunci te o mi fai denunciare da chi? Dal vicino di casa, non so, non ho capito. Pronto? Pronto? Pronto, signora? Senta, per cortesia, lei mi dia il suo numero. Sì, signora. Me lo dai una penna, Mario, allora, per favore. Sì, allora glielo do, senta. Sì. Guardi, perché... Sì, qua sapete. Che lei ha pensato che fosse falso, invece è vera. Sì, io... sì, ma lei mi spieghi e mi dia il suo numero, guardi. Ah, allora mi chiamo il Nacchero. Il Nacchero? Sono subito, lascia fare, dillo l'orto, lascia. Che fa, Nanzotti? Pronto! Ci vuole dare il numero? Lui è foso, lei non è una donna fine, ma lui è foso anche, per cui devo caricarli, no, perché che inizio d'anno, ragazzi, che inizio d'anno proprio pieno di a parte morti, di belle parole nei miei confronti. Cioè, si prospetta. Senta, ora per cortesia, se non ci lascia in pace, sì, io chiamo la SIP e più la questura, va bene? E poi, ascolti, ma le do il numero a lei pazienza. Mi dia il numero che cazzo gli pare. Ecco. Ma allora che lei la finisca, va bene? Ma il numero lo vuole o non lo vuole? Ascolti, lei è l'ora che la finisca. No, non è l'ora. Perché io non lo conosco, non ancora non è finito il sondazzo. Allora, pronto. E allora lasciamo questa famiglia così, ai suoi lavori domestici, no? E alle proprie considerazioni in merito a quello che gli è improvvisamente successo. Se non c'è il sondazzo, stasera io mi ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa un... Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...